Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù diceva alla folla: viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio o sotto il letto, o non invece per essere messa sul candelabro? Non vi è infatti nulla di segreto che non debba essere manifestato, e nulla di nascosto che non debba essere messo in luce. Se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti. Diceva loro: fate attenzione a quello che ascoltate. Con la misura con la quale misurate sarà misurata a voi, anzi vi sarà dato di più, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Questo tema che oggi ci viene proposto dalle letture liturgiche, in fondo, è la giustizia, e significa ciò che Dio ci ha dato e che noi amministriamo, ciò che Dio ha promesso e noi avremo, ciò che noi dobbiamo fare perché si adempia la volontà di Dio. Sono i tre punti che le letture ci propongono. Allora, occorre una riflessione attenta, perché Dio, il Padre, ha parlato a noi per farci sapere la ragione della nostra vita e anche per darci proprio, come indicazione, la freccia che indica la strada, i suoi comandamenti. Anche quelli sono parola di Dio consegnata a Mosè. Poi viene la parola divina incarnata, è il Figlio suo eterno che scende sulla terra e viene a parlarci del Padre, la parola che ci parla del Padre. Poi il Figlio che ci lascia come parola lo Spirito Santo. Quindi il Padre pronuncia e consegna il Figlio. Il Figlio invia e consegna lo Spirito Santo. Vedete, il processo della verità e della salvezza per la vita eterna sono questi. Poi rimane qualcosa di estremamente importante che adesso noi sappiamo ma non vediamo. Cos'è? È la visione diretta di Dio Padre, che parlerà in due modi. Il primo modo è la parola di giustizia: saremo giudicati davanti a Lui e davanti a tutto il mondo. Dio farà sapere quello che noi abbiamo ricevuto e quello che abbiamo dato. Il dare e avere è proprio il bilancio della vita vissuta nel tempo, e perché da qui dipende la vita dell'eternità. Non esiste solo il paradiso, magari. Il purgatorio scomparirà nel momento del giudizio finale e l'inferno invece rimarrà. Allora il Padre Celeste vuole giustizia anche di fronte a tutta l'umanità.
Adesso lui manda, ripeto, tutte le grazie che vogliamo, tutte quelle possibili, tante. Noi siamo ricchi, veramente, se ci riflettiamo non ci manca niente. Voi mi dite, ma ci spaventa quello spauracchio della morte? Ma è proprio quello il motivo per cui dobbiamo meglio ancora riflettere, perché lì ci sarà l'incontro con la verità, l'incontro personale col Padre. Poi ci sarà l'incontro universale col Padre. E allora si farà giustizia. Vedete quante iniquità, quante violenze, quante guerre. È una storia di guerre, la storia dell'umanità. Quindi una storia di morti, perché in ogni guerra c'è la morte, in ogni violenza generalmente c'è qualcosa che somiglia alla morte. Allora il Padre Celeste vuole che noi gli rendiamo conto e che lui possa essere conosciuto per quello che è. Adesso noi giudichiamo Dio come ci pare. Chi bestemmia cosa fa? Questo fa, giudica Dio e lo condanna, lo disprezza, schiaffi e calci e pugni. Dio Padre vuole giustizia e alla fine ci sarà. E a pronunciare la parola di giustizia del Padre sarà il Figlio, perché il Dio Padre ha consegnato tutto al Figlio per merito della sua incarnazione, passione e morte. Gesù è qua e opera, opera ogni momento. Questa mattina opera due grandi cose: accetta ciò che gli offriamo, l'offertorio, e poi ci dona ciò che egli stesso ha preparato, corpo, sangue, anima e divinità. Non pensate come a una routine questo incontro con Gesù, ma come un dono, il primo, l'ultimo, l'unico. È così che anch'io celebro la messa, come se fosse la prima, l'ultima, l'unica. E si entra in questo binario prezioso da cui non si sgarra, per cui non ci perdiamo e attraverso cui arriviamo a Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Mi direte, ma noi ripetiamo queste catechesi che adesso abbiamo già imparato? Magari, magari. Non direi niente se avessi la certezza che tutto è chiaro e che con chiarezza noi amministriamo questi immensi doni di Dio, perché lì dentro siamo noi. Noi siamo un dono di Dio per noi stessi e per gli altri e anche per il Signore. Allora dovremmo superare lo stadio di una giustizia che dà timore e arrivare invece ad un abbraccio che è un segno di amore eterno. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. Eccomi dalla terra. Ecco, io vengo, o Dio, per fare la tua volontà. L'autore sacro ha raccolto questa voce ascoltando il soffio dello Spirito Santo. Nel momento in cui il Figlio attua la volontà del Padre, lo Spirito Santo coopera alla stessa volontà. In quell'istante, la Vergine Maria, definita dall'Arcangelo piena di grazia, pronuncia il suo «Eccomi», donando il suo volere al Padre, il suo cuore allo Spirito, il suo seno al Figlio. Così, per mezzo di lei, noi vediamo il Figlio, e per mezzo del Figlio vediamo il Padre, e amiamo il Padre, il Figlio e lo Spirito.
All'eccomi di Maria, sposa dello Spirito, pronunciato nella solitudine di Nazaret, si unisce l'eccomi della Chiesa, che così diviene sposa nella solennità del Cenacolo. Qui si conclude l'eccomi dei giusti della vecchia alleanza, profezia del popolo della nuova alleanza. Con i profeti Dio diede la notizia, con Mosè diede la legge, con Gesù diede la salvezza. Il cielo ha spalancato le sue porte, la terra ha germogliato Gesù. Il fiume della grazia santificante fa germogliare una valanga di eccomi. È l'esercito dei santi che glorifica il nome di Dio e compie la volontà di Dio sulla terra, come si compie nel cielo. Con l'eccomi del cielo Dio rientra nell'umanità, con l'eccomi della terra l'umanità rientra nel cielo.